concediamo che il venerabile servo di Dio, Rosario Angelo Livatino, laico, martire, che nel servizio della giustizia, eccellendo nella fede, si mise ragionevolmente sotto la protezione di Dio e fu testimone credibile del Vangelo fino alla effusione del sangue, d'ora in poi sia chiamato beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto ogni anno il 29 del mese di ottobre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rosario Livatino è beato e le parole del cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, sono state accolte dal lungo applauso del Duomo di Agrigento. Livatino è stato proclamato beato il 9 maggio del 2021 e la data non è casuale, perché nel 1993, proprio il 9 maggio, Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi rivolse il suo invito perentorio ai mafiosi. Lo dico ai responsabili, convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio. E sulla proclamazione ha parlato anche Papa Francesco nel Regina Cieli di ieri in Piazza San Pietro. Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà. Un applauso al nuovo beato. In una teca della cattedrale è stata collocata la reliquia del nuovo beato, la camicia intrisa di sangue che Livatino indossava la mattina del 21 settembre 1990, quando fu freddato a colpi di pistola mentre si recava senza scorta con la sua Ford Fiesta dalla sua Canicattì al Tribunale di Agrigento. La Chiesa riconosce beato un magistrato che ha saputo, nella sua pur breve ma intensa vita, conciliare il valore del Vangelo col valore del codice penale, la parola di Cristo con la legge dell'uomo. E proprio per averlo saputo conciliare ha pagato con la propria vita, perché era e costituiva un esempio molto, ma molto pericoloso per le organizzazioni criminali. Per questo la mafia ha voluto eliminarlo. Io credo che debba essere indicato come modello di vita, paradigma per tutti i giovani con i quali abbiamo il dovere di costruire e stiamo costruendo una nuova Sicilia. Presente alla cerimonia di beatificazione anche l'attore e regista Michele Placido, che ha annunciato che per il prossimo anno è attesa una fiction prodotta dalla RAI sulla storia del giudice Livatino. Credo che Livatino non sarebbe mai stato proclamato beato se non avesse avuto una vita credibile e giusta. Questo ha detto il cardinale, un uomo giusto e credibile.